Hai la verissimo, problemi seri con l'ansia, poi il rammarico per Amici. L'ex allievo di Amici 23 sperava di restare di più nel talent. Si è conclusa subito l'esperienza al serale per il cantante e all'allievo di Anna Pettinelli che è stato il primo eliminato della prima puntata andata in onda sabato scorso. Sul finire della prima manche, quando si svolge l'immediata eliminazione definitiva, è stato lui a dover abbandonare il programma. Il suo è stato un percorso travagliato e segnato dall'ansia sulla quale oggi Hai la verissimo ha detto. Ho avuto problemi seri con l'ansia nella seconda parte del programma. Dopo Capodanno sono rientrato con un'ansia brutta che mi ha fatto deconcentrare. Sono riuscito a recuperare e quel poco che ho fatto di serale sono riuscito a godermelo. Poi in merito all'eliminazione ha ammesso, un po' di rammarico ce l'ho perché sarei voluto arrivare più in fondo possibile però non sono deluso da me stesso. Penso di essere uscito a testa alta. Hail parla di una fidanzata misteriosa e scatta il toto nomi. Ha parlato a lungo della sua ansia l'ex allievo di Amici 23 spiegando di non soffrirne prima dell'esperienza nel talent. Adesso come sta? Ora penso di averla quasi risolta, riesco a gestirla bene e a godermi la performance, è quello che avrei voluto fare dall'inizio ha risposto lui. Quando invece la conduttrice di Verissimo gli ha chiesto come ha vissuto l'eliminazione immediata dal talent lui ha detto. Non l'ho vissuta come una sconfitta. Sono riuscito a governare l'ansia nella prima puntata. E come ogni intervista di Silvia Toffanin che si rispetti c'è stato spazio anche per l'amore. Super imbarazzato e in difficoltà l'allievo ha detto, ho avuto una bella amicizia dentro e sono contento di averla avuta. Sul web è già partito il tot nomi e pare che possa essere Lucia la ragazza per cui c'era una simpatia speciale. Il cantante ritorna sull'abbandono di Amici. Il percorso che Hail ha vissuto nel talent di Canale 5 è stato sicuramente uno dei più travagliati. Addirittura qualche mese fa ha deciso di lasciare la scuola e tornare a casa salvo poi pentirsene qualche giorno dopo chiedendo di poter rientrare ed aprendo un caso senza precedenti nel programma. Ad oggi si è pentito di quel gesto? L'ex allievo a Verissimo ha detto. Mi sono pentito subito. Non volevo ammettere che il mio era solo un problema di ansia. Ma andando via non l'avrei risolto. Stavo scappando ed era la cosa più sbagliata che potessi fare. Affrontarla mi ha fatto crescere tantissimo, sono cambiato totalmente. Spazio infine ad un pensiero sulla sua insegnante Anna Pettinelli con le seguenti parole, le voglio un bene incredibile, siamo molto legati.